Amici e amiche carissime, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, puntata numero 35, in cui, se ricordiamo bene quello con cui ci siamo lasciati la scorsa settimana, dobbiamo cominciare a vedere un altro aspetto della figura della Madonna. Abbiamo lasciato la partecipazione, concluso la sezione dedicata alla partecipazione di Maria nell'opera della redenzione. Ora si apre il capitolo della partecipazione di Maria nella seconda fase, cioè quella dell'applicazione dei meriti della redenzione al genere umano, quella parte che può riguardare anche ciascuno di noi, ma che evidentemente Maria svolge, ha svolto in grado assolutamente straordinario, eccellentissimo, unico, ecco, come tutte le cose che lei fa. E quindi siamo pronti a deliziarci con questa nuova prospettiva che si apre. La sezione si intitola Maria dispensatrice di tutte le grazie. Nel libro digitale questa corrisponde alla pagina 186. Comincio la lettura, poi vedremo tutte quante le sottosezioni, diciamo così, in cui è diviso. Da un attimo, sì, va bene, mano a mano poi andiamo avanti, vedremo tutto quanto con precisione. Oltre che associata indissolubilmente al Redentore, quale corredentrice, nell'operare la redenzione, ossia nell'acquisto di tutte le grazie della redenzione, prima fase della mediazione, Maria Santissima negli scritti valtortiani appare anche indissolubilmente associata a Cristo nell'applicare la redenzione ai singoli individui del genere umano, ossia alla distribuzione di tutte le grazie della redenzione, seconda fase della mediazione a tutti gli uomini. Si tratta perciò di una universalità non solo soggettiva, ossia estesa a tutti gli uomini, ma anche oggettiva, ossia estesa a tutte le grazie. Disse Gesù alla veggente: porta di Dio, da essa sgorga fede, speranza, carità. Da essa temperanza, giustizia, fortezza e prudenza. Da essa grazia e grazie, da essa salute, da essa vi viene il Dio fatto carne. O Madre mia, per il Pontefice e per l'ultimo dei credenti, sei tu la santa Pisside in cui l'Eucaristia tende di essere data a chi crede. Tutte le grazie passano attraverso il tuo corpo inviolato, attraverso il tuo cuore immacolato. E misteri e verità e sacramenti e doni vengono conosciuti e con vera sapienza e gustati con conoscenza e frutto solo da quelli che sanno chiederli a te, davanti a te. Tu, schermo fra il sole e le anime e fra le anime Dio, per cui la divinità può essere contemplata dall'uomo e l'umanità essere presentata al perfetto. Tu, madre, che hai dato Dio all'uomo e dai l'uomo a Dio, istruendo col tuo sorriso e col tuo amore. Mio piccolo Giovanni è l'appellativo dato a Maria Valtorta da Gesù. Vieni sempre a me passando per Maria, è il segreto dei santi. È la porta chiusa che non si aprì, né si aprirà mai per violenza umana, la porta per cui solo Dio può passare e che si apre al tocco di amore di un figlio di Dio, si apre benigna. Quanto più umile e semplice è quello spirito che a lei si volge, e tanto più ella si apre e vi accoglie. Vi accoglie per insegnarvi la sapienza e l'amore, tenendovi fra le sue braccia di madre. Questo è un passaggio dei Quaderni del 44, 2 agosto. Potremmo rimanere tranquillamente tutta la serata a
a commentare queste parole tutta la serata, no, però sicuramente una rilettura attenta, ecco, e commentata con qualche sottolineatura è indispensabile, è doveroso farlo, perché sono veramente delle parole stupende quelle che Gesù dice su Maria Santissima. Abbiamo visto il preambolo teologico del Roschini. Teniamo sempre presente che quest'opera è stata scritta da un grande mariologo, quindi che ha incastonato dentro un manuale di mariologia gli elementi di mariologia vivi derivanti di mariologia viva, scusate, derivanti dagli scritti di Maria Valtorta, dalla figura della Madonna come presentata in questi scritti. Quindi qui il Roschini ha appena precisato che la mediazione di Maria nella seconda fase della redenzione, cioè la distribuzione delle grazie, cioè fare arrivare le grazie che Gesù e lei hanno già acquistato con l'opera della redenzione, della corredenzione, a ogni uomo di ogni luogo e di ogni tempo, è operazione appunto che richiede un intervento, è una distribuzione, non è come se una cosa l'avesse già comprata e deve darla. L'ho comprata, adesso bisogna distribuirla. No? Se uno avesse, come dire, un grande magazzino, d'accordo, dove c'è ogni ben di Dio, bisogna distribuirlo. Ecco. Allora, lui ha specificato che questa operazione che svolge la Madonna è universale sotto due punti di vista, cioè universale dal punto di vista soggettivo, cioè lei interviene nella distribuzione delle grazie a tutti gli uomini, non c'è nessuno, anche quelli che misconoscono la Madonna, anche quelli che ce l'hanno con lei, anche quelli che la minimizzano, quando saranno morti dovranno piegare le ginocchia anche davanti a lei e dirle grazie. Su questo non c'è proprio nessuna ombra di dubbio. D'accordo? Quelli che la misconoscono e che ricevono comunque grazie, se saranno salvi, quando andranno dall'altra parte faranno un po' di mea culpa, in purgatorio, d'accordo? E poi renderanno grazie alla Madonna. Punto. Su questo proprio non c'è nessun dubbio. Dice, ma per quante grazie? Solo per alcune? No, per tutte. Dimensione quindi non solo soggettiva, ma oggettiva, cioè tutte le grazie raggiungono tutti gli uomini attraverso la mediazione di Maria. E poi qui viene incastonata la glossa esplicativa, ampiamente esplicativa di Gesù, che comincia con il dire: dalla Madonna sgorgano, penso che tutti le abbiamo riconosciute, le tre virtù cardinali, fede, speranza e carità, le tre virtù teologali, scusate, fede, speranza e carità, le quattro virtù cardinali, fortezza, prudenza, giustizia e temperanza, e poi prosegue: grazia e grazie, da essa salute, salute non salute del corpo, da essa salvezza, perché da essa vi viene il Verbo di Dio fatto carne. E dal popolo all'ultimo dei credenti, bellissima questa immagine, lei è la santa pisside in cui l'Eucaristia attende di essere data a chi crede. Bellissimo. Nelle pissidi, come sapete, sono custodite le ostie consacrate, stanno lì in attesa di essere distribuite per ricevere la Santa Comunione. Allora, dice, lei è la pisside viva in cui tutto quello che Dio ha da dare all'umanità è contenuto in attesa di essere donato. A chi? Dal primo, dal pontefice fino all'ultimo dei credenti. Tutte le grazie passano attraverso il tuo corpo inviolato e cuore immacolato, la perfezione stupendissima di Maria nel corpo e nell'anima. E attenzione, misteri e verità, sacramenti e doni. Misteri e verità. Quindi, come si cresce nella conoscenza di Dio? La di fede. Dei grandi misteri che sono tutti quanti belli e sigillati dinanzi a noi. La comprensione dei sacramenti.
come utilizzare i sacramenti, i doni ordinari dello Spirito Santo. Non pensiamo subito ai doni come... Noi abbiamo 7 doni dello Spirito Santo, figlioli miei cari, il giorno della Cresima tutti l'hanno ricevuti, tutti. Spero che tutti sappiamo che il giorno della Cresima si riceve lo Spirito Santo con i suoi 7 doni, in particolare la fortezza, ma tutti e 7. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio. Mi raccomando, figlioli miei cari, il catechismo bisogna saperlo bene. Io nei primi anni del mio ministero mi sono consumato, ecco, nel fare catechesi, articoli, ebook sui 7 vizi capitali, le 7 virtù cristiane, le 3 virtù teologali, le 4 virtù cardinali, i 10 comandamenti, i doni dello Spirito Santo. Quindi, perché? Perché è fondamentale sapere bene queste cose. Perché sono le, come dire, sono le basi su cui l'edificio, anche poi appunto delle nostre conoscenze che si ampliano poi, e poggiano però, Ok? Quindi tutte queste cose vengono conosciuti con vera sapienza e gustati con conoscenza e frutto da quelli che li chiedono a te davanti a te. Il gusto. Probabilmente chi sta ascoltando questa catechesi o chi l'ascolterà in differita, ringrazi il Signore perché, come dire, nel tempo che noi abbiamo a disposizione nella nostra giornata, possiamo farci tante cose, no? Ascoltare un discorso di questo genere, questo è un discorso, come dire, è una catechesi, quindi è un discorso di fede, d'accordo? Potrebbe, come dire, risultare un po' pesantuccio, forse noioso anche per qualcuno, no? Ecco, per qualcuno, per molti. Se invece, adesso a prescindere chiaramente dal relatore, ma per il contenuto di questa condivisione, se invece non risulta noioso, ma risulta gustoso, ecco, vedete, già vuol dire che in noi c'è un po' di gusto delle cose di Dio. Perché il gusto delle cose di Dio è una cosa molto 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 bella da coltivare, da alimentare, e questo cresce, è, come dire, instillato, è fomentato, è causato dalla Madonna. Un altro aspetto, questo è un aspetto che San Luigi, Maria Montfort, ha molto approfondito, ma anche un po' tutta la spiritualità mariana, no? Cioè, quelli che bypassano la Madonna, con la scusa anche, dice Dio, cioè Gesù Cristo, basta e avanza Lui, dico. Sì, Gesù Cristo è il nostro fratello, è diventato uomo come noi, ma attenzione che Gesù Cristo, Dio, c'è rimasto. E attenzione, se fino a quando stava sulla terra a compiere la redenzione, veramente la sua divinità l'aveva praticamente oscurata, d'accordo? Quindi l'aveva completamente nascosta dietro la sua umanità, tra l'altro l'umanità perfettissima da un punto di vista oggettivo, ma lui prese l'umanità simile alla nostra, d'accordo? Senza essere colpevole come noi, né di peccato originale né di peccato attuale, però prese la condizione dell'umanità proprio dell'uomo decaduto. Quindi, quando stava sulla terra, pure, diciamo così, con nostro Signore ci si poteva trattare, ma dopo la risurrezione, Gesù è rientrato nella pienezza, diciamo così. L'umanità è glorificata e la divinità è sfolgorante. Quindi quando si entra a contatto con nostro Signore, si sta a contatto col sole divino, d'accordo? Il sole divino abbaglia. Allora, vedete quello che dice Gesù di sua madre: tu schermo fra il sole e le anime, e fra le anime e Dio, per cui la divinità può essere contemplata dall'uomo. C'è bisogno di uno schermo, perché se noi usciamo e ci mettiamo a fissare dritti dritti il sole, chi è capace a fissare il sole? Senza, come dire, bruciarsi gli occhi, adesso non lo so, senza accecarsi. Allora, nella Madonna, tu vedi Dio, ma lo vedi con una luce evidentemente attenuata.
perché la Madonna non è Dio per essenza, ma è la piena di grazia. Quindi vedi tutti gli effetti, tutte le conseguenze, tutto lo splendore della massima presenza possibile di Dio in una creatura in atto. Quindi in una forma non abbagliante, anche se indubbiamente sorprendente, nessuno è capace di vedere tutte quante le perfezioni di Maria, no? Però la divinità può essere contemplata dall'uomo e l'umanità presentava il perfetto. San Luigi diceva questo nel Trattato della vera devozione, no? Perché a Gesù per Maria? Perché schiavi di amore di Gesù attraverso Maria o schiavi di Maria per diventare schiavi di Gesù? Perché? Perché questo gradino è un gradino più vicino alla nostra umanità. Ed è grande umiltà accettare di passarci, non avere la prosopopea di dire: ah no, io me ne vado da nostro Signore, non, a me la Madonna non mi serve. Pure così. Ecco, ma questo non è atteggiamento molto molto gradito al Signore, né atteggiamento molto umile. Tu sei così santo e così spirituale che puoi affissare e contemplare direttamente gli occhi sulla divinità? Beato te. Noi poveri peccatori no. Abbiamo bisogno di uno schermo fra noi e le anime. Uno schermo che non è impedimento, attenzione, al sole, ma è capacità di vederlo, come se ci mettesse delle lenti particolari, come dire, degli occhiali da sole un po' fatti in un certo modo, che ci permettono di fissare il sole senza rimanerne abbagliati. Quindi non è una oscurazione, ma è una possibilità di andarla, di poterlo vedere, di poterlo contemplare. Tu madre, ecco qua, un paio di giorni fa ho celebrato la Santa Messa Mariana del tempo di Pasqua, Maria Santissima, Regina degli Apostoli. Voi sapete che sarebbe bellissimo fare un momento, una 50 giorni di prendere ciascuna delle litanie lauretane, studiarla, sviscerarla e commentarla, no? Per esempio, tutte quante le litanie che parlano della regalità di Maria, sono 13 se non ricordo male, 13 regina. Per dire che una persona è regina vuol dire il re è più grande del suddito. Per cui se si dice che la Madonna è regina degli angeli, vuol dire che gli angeli sono inferiori alla Madonna e che ciò che l'angelo è e ha, la Madonna ce l'ha come lui o più di lui. Dire che è regina degli apostoli, che significa? Significa che ciò che l'apostolo è, ha e fa, la Madonna lo è, lo ha e lo fa prima di lui, anche se non con gli stessi poteri, con le stesse funzioni. Quindi la Madonna non è una sacerdotessa, quindi non ha mai celebrato la messa, perché le donne non possono ricevere il sacramento dell'ordine, per volontà di Cristo, non per volontà della Chiesa, e né ha mai assolto nessuno dai peccati, né ha mai battezzato nessuno, d'accordo? Né ha mai dato l'olio santo a nessuno, non ha mai celebrato un matrimonio, non ha ordinato prete a nessuno, eccetera, eccetera, d'accordo? Però la Madonna, Regina degli Apostoli, come? Perché cosa ha fatto? La Madonna ha dato Dio all'uomo, perché col suo Fiat l'ha fatto incarnare e l'ha dato, d'accordo? E lei incessantemente dà l'uomo a Dio, perché intercede per noi, ci presenta, prega per noi in continuazione, non campa per fare nient'altro che questo: prendere le anime dei poveri peccatori e portarle a Gesù. E cosa fa un apostolo degno di questo nome? Dà Dio all'uomo e dà l'uomo a Dio. Ecco perché è regina degli apostoli. Gli apostoli devono prendere esempio dalla Madonna. Come fa la Madonna? La Madonna non trattiene nulla per sé. D'accordo? La Madonna era madre nascosta, è colei che se dipendesse da lei vorrebbe essere completamente dimenticata. Completamente dimenticata. E voi sapete che c'è quella. Durante l'apparizione di Amsterdam, e l'ho detto questo durante le conferenze di Amsterdam nel secolo scorso, attenzione, apparizione che il vescovo di Amsterdam ha riconosciuto, che qualcuno insomma ne dica, quindi le apparizioni di Amsterdam fanno parte delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa.
Ci fu una preghiera che poi è stata, diciamo così, era una preghiera che se uno non la capisce ma la dovesse capire male potrebbe essere fonte di travisamenti. Allora, la Congregazione della Dottrina della Fede ha detto recitiamola in una forma leggermente differente, ma la retta comprensione di quella preghiera che diede la Madonna fa proprio comprendere chi lei è. Dice: Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, perché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. E poi finisce: che la signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra avvocata. Dice, che una volta era Maria, dice, ma che significa? Che lo sapevano che va a pensare, mo sembra che è cambiata la Madonna. Ma no, cioè, allora, la Madonna sta facendo proprio un contrasto tra l'essere signora di tutti i popoli, che non è volontà sua, d'accordo? È volontà di Dio, capito? Lei scomparirebbe per lei, per quanto dipende da lei, lei avrebbe voluto essere e rimanere per tutta la vita Miriam di Nazareth, sconosciuta e nascosta a tutto e a tutti. Se avesse potuto compiere l'opera di darci il Redentore e di fare tutto quello che ha fatto senza che nessuno sapesse niente, ma sarebbe stata la persona più felice dell'universo. Proprio, se c'è proprio, per esempio, le apparizioni di Maria, noi c'è scritto un libretto, apparizioni riconosciute, cioè la Madonna mi perdonerà, però capite bene il senso, cioè per la Madonna apparire, come dire, è una cosa che lei lo fa perché Dio gli dice di farlo e perché da questa cosa può derivare un grande bene per noi, altrimenti non lo farebbe perché la Madonna non desidera apparire, la Madonna desidera scomparire. Non apparire, ma scomparire, capite? Perché? Perché sia risaltato e appaia e sia lodato, glorificato, esaltato solo Gesù. Per quelli che temono che la Madonna oscura Gesù, hanno proprio capito niente, perché il desiderio di Maria Santissima è solo questo. Il problema è che questo desiderio è proprio lei che lo fa, che lo rende possibile. Quindi non deve scomparire, perché se scomparisse, questo desiderio non si compirebbe. Allora, perché questo si compia? Dio l'ha voluta, signora di tutti i popoli, sapete, Madonna, etimologicamente, Madonna è la forma sincopata di mea domina, mia signora. Come noi chiamiamo Gesù, il mio Signore Gesù Cristo, chiamiamo la Madonna mia Signora, certamente. Chiamiamo nostro Signore Gesù Cristo mio Signore in senso forte, cioè nel senso in cui Kyrios è detto nella Bibbia. Kyrios nella Bibbia traduce il nome ebraico di Dio, traduce Yahweh. Ecco, la Madonna non la chiamiamo Signora in questo modo, ecco, però Signora degli angeli, Signora nel senso latino, cioè. Kyrios in latino è Dominus, ma Dominus non significa soltanto Signore nel senso di sinonimo del nome di Dio, no? Di Yahweh, ma Dominus è Signore anche nel senso di appunto padrone, quindi uno che ha potere, dominio su di me. La Madonna è Signora di tutti i popoli, tant'è vero che in quella visione lei aveva la croce dietro le spalle, a significare la sua partecipazione al mistero della redenzione e la terra sotto i piedi. Nella mentalità ebraica, avere qualche cosa sotto i piedi vuol dire che quella cosa è tua, cioè il dominio. Cosa dice Dio a Mosè quando sale sul monte Horeb? Togliti i sandali dai piedi, perché se tu calpesti un suolo con i sandali addosso, vuol dire che quella è roba tua. Ma quando ti darò il cospetto di Dio, tu non stai dinanzi alla roba tua, stai dinanzi alla roba dell'Altissimo, e quindi i sandali devi togliere. Quella non è roba tua, non è Dio tuo, ma tu sei di Dio, è il contrario, d'accordo? Quindi, per dire, la Madonna dà Dio all'uomo e l'uomo a Dio. Attenzione! Andrà a finire, ci faremo veramente tutta la puntata, ma non fa niente, è troppo bello questa dissertazione di Gesù. E come la Madonna realizza quest'opera? Ecco un grande esempio
per le anime mariane. Qui io non voglio sentire storie. Qui io non voglio sentire storie. Qui non ci sono storie. Se uno vuole essere mariano, deve essere come la Madonna. Adesso vedremo che cos'è. Altrimenti mariano non è. È cristiano, per carità. Cristiano quanto te pare, ma mariano no. Tu madre che hai dato all'uomo, Dio all'uomo, e dai l'uomo a Dio, sapete come? Istruendolo col tuo sorriso e col tuo amore. E basta. Allora le anime mariane, su questo, ripeto, non si transige? Su questo non c'è possibilità di mettersi d'accordo? O fai così o non sei mariano, eh? Istruendolo col tuo sorriso e col tuo amore. Noi parliamo di Dio, portiamo Dio all'uomo, portiamo l'uomo a Dio e facciamo del bene, facciamo tutto quello che ci pare, con il senso buono, sempre col sorriso e con l'amore. Perché la Madonna fa così, ha fatto così e farà sempre così. Per cui se uno vuole essere suo devoto, suo amico, suo servo, suo figlio, suo schiavo d'amore, tutto quello che ti pare, deve fare così. E se ne è buono ancora, se deve convertire e deve imparare. Quindi sto troncando tutti quanti i verbi un pochino alla romana. Ma è così. Sorriso e amore. E basta. Altri stili, dice, ma non ci stanno altri modi. Quanti ne vuoi? Ce ne stanno altri 400 miliardi, d'accordo? Non c'è nessun problema, ma la Madonna fa così. Quindi dice poi Gesù alla Valtorta: vieni sempre a me passando per Maria. È il segreto dei santi. Una delle opere di San Luigi Maria Grignano Monfort è il segreto di Maria. Guardate che approfondire bene queste cose, cioè queste sono cose che la Chiesa sa perché fanno parte del suo patrimonio dottrinale, d'accordo? La Chiesa lo sa. I figli però della Chiesa e gli uomini e le donne di Chiesa in pochi lo sanno bene e ancora meno ci credono a questa cosa qua, eh? Quindi, venire a Gesù passando per Maria è il segreto dei santi. Su questo San Luigi Maria Monforte ci ha costruito tutto il trattato della vera devozione a Maria. Oh, la porta chiusa, anche questa è un'espressione antichissima, questa è un'espressione del Cantico dei Cantici, Cantico dei Cantici che si attribuisce, che si addice. Assolutamente, cioè lo sposo e la sposa del Cantico dei Cantici sono Gesù e la Madonna in primis, Gesù e la Chiesa in secundis, Gesù e le anime in tersis, d'accordo? Qualunque altra interpretazione che hanno scritto tutti i canti colori, scritte e dette di tutti i colori, alcune aberranti, come dire. C'è libertà di pensiero e di opinione, cioè di cose se ne possono dire tante, d'accordo? Ma si possono dire anche delle scemenze e delle sciocchezze. L'importante è che noi abbiamo chiaro la distinzione tra le scemenze e le sciocchezze e la verità. La porta chiusa, hortus conclusus, giardino chiuso. La porta della Madonna non si apre, non si aprirà mai per violenza umana. Quella porta non può essere sfondata. San Luigi dice: Dio apre quella porta a chi si mette in condizione di poterci entrare. Come? Con l'amore. Si apre al tocco dell'amore di un figlio di Dio. Chi ama la Madonna va davvero, non a chiacchiere, la conoscerà.
Vivrà in Maria, dice San Luigi Maria Monforte. Non avrà una conoscenza soltanto formale ed estrinseca, come dire, distante della Madonna. Dio gli aprirà quella porta e uno resterà con due occhi così perché vedrà un mondo inaspettato, inimmaginabile, un mondo tutto divino. D'accordo? Un mondo che gli uomini non lo conoscono perché lì dentro non c'entra niente di impuro, D'accordo? Con un grande tasso di purificazione per entrare lì dentro, è un grande amore, un grande desiderio, è una grande grazia, perché nonostante queste cose rimane una grandissima grazia conoscere ed entrare nel mondo di Maria. Per quanto sta nella Madonna, lei si apre benigna, e quanto più umile e semplice è quello spirito che le si volge, tanto ella apre e accoglie. E vi accoglie per insegnarvi la sapienza e l'amore ancora. Chi incontra la Madonna impara la sapienza. Attenzione, la sapienza è la scienza delle cose di Dio. Voi sapete, abbiamo parlato di noi dello Spirito Santo, no? Sapienza, consiglio, intelletto, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. La sapienza è la conoscenza delle cose di Dio. La scienza è la conoscenza vera e certa delle cose del mondo. Si dice anche tra gli uomini, tra gli esseri umani, no? La scienza, d'accordo? La scienza è la scienza, la matematica, la fisica, poi ci stanno le scienze umane, l'antropologia, la psicologia, la sociologia, eccetera, eccetera, no? Ecco. Con la Madonna si impara la sapienza, quindi conoscere Dio. E l'amore. Queste sono le cose di cui la Madonna è espertissima e quelle che insegna ai suoi figli. E col sorriso. Sempre. Quindi un'anima mariana, se non la vedete sorridente sempre, ma sorridente sempre, in qualunque circostanza della vita, prove, tribolazioni, tutto quello che vuole, il sorriso sempre. E l'amore sempre. E chi, come dire, non c'ha queste cose come dotazione di base, alla scuola della Madonna, se ci si mette sul serio, le imparerà. La persona che sta sempre arrabbiata nera, col muso lungo fino ai piedi, diventerà una persona fatta sorriso vivente. Una persona aspra, tagliente, incapace, insomma, di donare amore, di far percepire l'amore o cose di questo genere, alla scuola della Madonna diventerà tutto o tutta amore. Se no, a quella scuola non c'è andata, anche se ha fatto 3.000 consacrazioni, anche se porta la corona del rosario in mano, anche se lo dice il rosario, per carità, tutte tante cose buone queste qui, eh. Però bisogna andare al cuore. Bene? Facciamo in tempo, sì. Ah, facciamo in tempo a entrare un pochino quindi nell'argomento, dopo questa grande introduzione generale, in parte del grande teologo, in parte del signore dei teologi, insomma, che ha fatto questo exploit meraviglioso sulla sua Santissima Madre. Allora, vengono rilevate negli scritti valtortiani tre cose. Il fatto dell'associazione di Maria alla distribuzione a tutte le grazie, il fondamento e il modo. Quindi avremo tre sottosezioni, appunto sul fatto, il modo, il fondamento e il modo dell'associazione di Maria alla opera di distribuzione delle grazie acquisite con la redenzione. Cominciamo dal fatto. Parlando della visita dei tre magi al bambino Gesù, la veggente racconta tra l'altro il modo con cui i tre savi, dopo averlo adorato e dopo avergli offerto i loro doni, si congedarono da lui. Comincia la citazione dei testi dell'opera. I tre si accomiatano, inginocchiandosi ancora una volta e baciando i piedini di Gesù. Maria, curva sul piccino, gli prende la manina
e la guida facendole fare un gesto di benedizione sul capo di ogni singolo mago. Scena bellissima questa qui, no? Immaginiamo questi tre grandi potenti della terra, bellissimo, inginocchiati che baciano i piedi del piccolo Gesù, e la Madonna prende la manina di Gesù e gli fa fare un segno di croce, no? Stupendo proprio. Gesù stesso, poi, commentando alla veggente quel gesto materno, le dice: soave, indicatore insegnamento. È Maria che prende la mano di Gesù, che non sa ancora benedire, e la guida nel gesto santo. È sempre Maria che prende la mano di Gesù e la guida, anche ora. Gesù ora sa benedire, ma delle volte la sua mano trafitta cade stanca e sfiduciata, perché sa che è inutile benedire. Come lo capisco. Perdonatemi, insomma, ecco l'esternazione sacerdotale. Voi distruggete la mia benedizione. Cade anche sdegnata la sua mano, perché voi mi maledite. E allora è Maria che leva lo sdegno a questa mano col baciarla. Oh, il bacio di mia madre! E chi resiste a quel bacio? E poi prende con le sue dita sottili, ma così amorosamente imperiose, il mio polso e mi forza a benedire. Cioè, io quando leggo queste cose, figlioli miei cari, cioè... credo che bisogna ringraziare il Signore per averci donato queste cose qui. E chi se le sarebbe mai immaginate, robe di questo genere, no? Cioè... io no, non posso respingere mia madre, ma bisogna andare da lei per far l'avvocata vostra. Essa è la mia regina prima di essere la vostra, sentite? La mia regina. Ed il suo amore per voi ha indulgenze che neppure il mio conosce. Attenzione, attenzione, indulgenze che neppure il mio cuore conosce. Perché? Perché la Madonna è una donna. E perché la Madonna è una mamma. E quindi certamente non è grande come Gesù, ma ha delle sfumature di donna e di mamma che Gesù, che donna e mamma, non è, non ha. Ed essa, anche senza parole, ma con le perle del suo pianto e col ricordo della mia croce, il cui segno mi fa tracciare nell'aria per ora la vostra causa, e mi ammonisce: sei il Salvatore, salva. Capito? La Madonna va a Gesù e dice: scusa, non sei il Salvatore? E salva. Fa un altro segno di croce. Sei stanco? Fare un'altra ancora. Ti cascano le braccia per terra? T'aiuto io, le tengo io. La Vergine stessa ha così definito se stessa: sono la mediatrice di tutte le grazie. Questa asserzione si trova ripetuta con parole equivalenti molte altre volte negli scritti valtortiani. Durante il primo anno della vita pubblica di Gesù, Levi o Matteo si inginocchia innanzi a lui e gli dice: il tuo servo ti fa una preghiera. Portami da tua madre, perché veda un volto di madre. E Gesù gli risponde: quanto il nome di mia madre si chiede,
In nome di mia madre io do. Tanto potente è presso di lui il nome di sua madre, ma vi è di più. Il segreto per ottenere grazie da Gesù è precisamente questo: usare l'arma della parola materna. Facciamo in tempo? Sì, adesso uno dei brani più graziosi di tutta quanta l'opera di Maria Valtorta. Grazioso, idiliaco e significativo a questo proposito è un episodio accaduto durante il secondo anno della vita pubblica di Gesù. Pietro, quantunque ammogliato, Pietro c'era la moglie, non aveva figli. Bramava perciò di avere un figlio adottivo da affidare a sua moglie e chiese a Gesù come figlio il piccolo Marziam, un orfanello. Questo orfanello si era unito, per circostanze che bisogna leggere l'opera, insomma, no? Al gruppo apostolico. Era un pochettino la mascotte del gruppo apostolico. Ma Gesù glielo rifiutò. Allora Pietro si rivolse a Maria, la madre, pregandola di intercedere con lui, per lui presso il figlio, per avere insomma sto bambino in adozione. Maria l'accontenta ed ecco come, parlando con Gesù, Maria fa cadere abilmente il discorso su Pietro, guardate, asserendo che è degno di ogni rispetto. Sì, le risponde Gesù, Pietro è molto buono, per lui farei qualunque cosa, perché lo merita. E Maria, se ti sentisse, direbbe col suo buon sorriso schietto: ah, signore, ciò non è vero, ciò che farebbe qualunque cosa per lui. E avrebbe ragione. Perché, madre? Ma Gesù già sorride, perché ha capito. Perché tu non lo accontenti dandogli un figlio. Mi ha detto tutte le sue speranze, i suoi desideri e le tue ripulse. E non ti ha detto le ragioni con cui lo giustificate? Le ragioni con cui Gesù lo giustificò, ve le dico io se non si capisce bene, era che per la missione che aveva, così capiamo anche la volontà di Dio, Dio non gli aveva dato un figlio naturale perché non si creasse un legame così grande e non poteva dargli un figlio adottivo per timore che, attaccandosi a quel figlio, poi non avrebbe potuto svolgere la sua gigantesca missione di essere il primo Papa. Il successore, il continuatore di Gesù sulla terra è stato San Pietro, cioè, veramente stata una bella responsabilità. Quindi Gesù obietta a sua madre: dice, non ti ha detto le ragioni con cui lo giustificate? Sì, me le ha dette, e ha aggiunto: è vero, ma io sono un uomo, un povero uomo. Gesù si ostina a vedere in me un grande uomo, ma io so di essere ben meschino, e perciò mi potrebbe dare un bambino. Mi ero sposato per averne, muoio senza averne. E ha detto, accennando al bambino, che felice della bella veste comperata da Pietro, lo aveva baciato dicendogli: padre amato. Ha detto: vedi, quando questo esserino, che 16 giorni fa io non conoscevo ancora, mi dice così, io mi sento diventare più morbido del burro e più dolce del miele, e piango perché ogni giorno che passa me lo porta via questo bambino. Maria tace osservando Gesù, studiandolo in volto, aspettando una parola. Ma Gesù ha messo il gomito sul ginocchio, la testa sulla mano, guardate che belle descrizioni che dà, sembra di vederlo davanti agli occhi a Gesù, e tace guardando la distesa verde del frutteto. Immagine bellissima, no? Sta cominciando a pensarci. Allora Maria gli prende la mano e la carezza e dice: Simone ha questo grande desiderio. Mentre andavo con lui non ha fatto che parlarmene, e con ragioni così giuste che non ha potuto dire nulla per farlo tacere. Questa è la Madonna che sta parlando, eh? Erano le stesse ragioni che pensiamo tutte noi, donne e madri. Il bambino non è robusto. Fosse stato come eri tu, allora avrebbe potuto andare incontro alla vita del discepolo senza paura. Ma è così esile, molto intelligente, molto buono, ma nulla di più. Quando un tortorino è delicato non si può lanciarlo a volo presto, come si fa con i forti. I pastori sono buoni, ma sempre uomini. I bambini hanno bisogno delle donne. Perché non lo lascia Simone? Finché gli neghi una creatura nata proprio da lui,
Io ne comprendo il motivo. Un piccino nostro è come un'ancora e Simone, destinato a tanta sorte, non può avere ancore che lo trattengano. Ma però devi convenire che egli deve essere il padre di tutti i figli che tu lascerai. Come può essere padre se non ha fatto scuola con un bambino? Dolce deve essere un padre. Simone è buono, ma Dolce no. Guardate la Madonna, che occhio, eh? È impulsivo e intransigente. Non c'è che una creaturina che gli possa insegnare l'arte sottile del compatimento per chi è debole. Considera questa sorte di Simone. È bene il tuo successore, che la devo pur dire questa atroce parola. Ma per tutto il dolore che mi costa a dirla, ascoltami. Ma sentite la Madonna come parla con Gesù. Mai ti consigliere cosa che non fosse buona. Marziam, tu non vuoi fare un perfetto discepolo? Ma è ancora bambino. Tu te ne andrai prima che lui sia uomo. A chi allora darlo per completarne la formazione meglio che a Simone? Infine, povero Simone, tu sai com'è stato tribolato anche per causa di te dalla suocera sua. Eppure non ha ripreso un granello del suo passato, della sua libertà di ora un anno, per essere lasciato in pace dalla suocera che neppur tu hai potuto mutare. E quella povera creatura di sua moglie ha un tale desiderio di amare e di essere amata. La madre, oh, il marito, un caro prepotente. Mai un affetto che le sia dato senza troppo esigere, povera donna. Lasciale il bambino. Ascolta, figlio. Per ora lo portiamo con noi. Verrò anche io in Giudea. Mi porterai con te da una mia compagna nel tempio, è quasi parente perché da Davide viene, sta a Bezur. La vedrò volentieri se ancora vive. Poi al ritorno in Galilea lo daremo a Porpora. Porpora è il nome della moglie di Pietro. Di Pietro. Quando saremo nei pressi di Betsaida, Pietro lo prenderà. Quando verremo qui lontano, il bambino starà con lei. Ah, ma tu sorridi ora. Allora fai contenta la tua mamma. Grazie, mio Gesù. Sì, sia fatto come tu vuoi. Gesù si alza e chiama forte. Simone di Giona, vieni qui. Pietro ha uno scatto e fa di corsa gli stacchi di scalini. Che vuoi, maestro? Vieni qui, uomo usurpatore e corruttore. Io? Perché? Che ho fatto, signore? Mi hai corrotto la madre. Per questo volesti essere solo. Che ti devo fare? Ma Gesù sorride e Pietro si rassicura. Oh, dice, mi hai fatto proprio paura, ma ora ridi, che vuoi da me, maestro? La vita? Non ho più che quella, perché mi hai preso tutto, ma se vuoi te la do. Non ti voglio prendere, ma ti voglio dare, però non approfittartene della vittoria. E sentite cosa dice, e non dare il segreto agli altri. Furbissimo uomo che vinci il maestro con l'arma della parola materna. Mamma, cioè... Avrai il bambino, ma... Gesù non può più parlare perché Pietro, che si era inginocchiato, salta in piedi e bacia Gesù con tale impeto che gli mozza la parola. Ringrazia lei, non me. Ma però ricorda che questo ti deve essere di aiuto, non di ostacolo. Signora, non avrei pentirti del dono. O Maria, che tu sia sempre benedetta, santa e buona. E Pietro, che è scivolato in ginocchio, piange proprio baciando la mano di Maria. Evidentemente ci fermiamo qui perché non potremmo accomiatarci con niente di più bello. Questo è un racconto stupendo, questo qui. Cioè... Sapete, qualcuno dice che Maria Valtorta ha scritto un romanzo. Bah. Un bellissimo romanzo, d'accordo, cioè... Io non penso che questo sia un romanzo affatto, insomma, no? Però, cioè,
vedere contemplare una scena del genere, insomma, penso che sia qualcosa di assolutamente edificante, proprio questo dialogo, no? Questo rapporto che c'era tra Gesù e Maria, e questo suo veramente, come dire, essere capace di far vedere anche a Gesù storico, evidentemente, le cose sotto un altro punto di vista, no? Perché la leva su cui ha fatto riferimento la Madonna, che ha convinto Gesù, abbiamo capito, no? Dice, Gesù è buono, è un onest'uomo, quindi è la roccia della Chiesa, ma dolce no, deve imparare l'arte di compatire quelli che sono deboli. Lui è duro e intransigente. Il bambino, sotto questo punto di vista, gli intenerirà il cuore e lo aiuterà nella sua missione di pastore, non lo ostacolerà. Dice, se gli avessi dato un figlio suo, hai fatto, cioè, è chiaro che non è che la Madonna di Dio ha fatto bene, lo capisco, d'accordo, perché sarebbe stato un problema. Ma invece un figliolo adottivo che tanto se lo tiene la moglie, quando noi veniamo da queste parti se lo prende, lo spupazza un po', d'accordo, e si esercita un pochettino a fare il paparino buono, lo aiuterà quando dovrà essere il tuo successore, il padre di una moltitudine di fedeli. Perché un padre non basta che sia buono, deve essere anche dolce, amorevole, comprensivo. Questo è rivolto a tutti quanti noi pastori, insomma, e la Madonna vuole che si sia così. Ecco, quindi veramente tanta, tanta roba, ci lasciamo così. Quindi vedete come la Madonna è la mediatrice delle grazie, la dispensatrice delle grazie, e Gesù dice non rivela a nessuno il segreto, perché se noi chiediamo a Gesù una cosa per mezzo di Maria, come dire, c'è pure il rischio, come dire, che facciamo cambiare idea al nostro Signore. Evidentemente queste cose noi le diciamo, ma non le capiamo neanche tanto molto bene, no? Però qualche cosa in questo ci sta, capito? Evviva Maria! Bene, domani ci sta la Madonna di Pompei, quindi. Ecco, chi ha seguito la diretta, poi tanto lo annunzierò, lo dirò sui miei social. A mezzogiorno c'è la supplica alla Madonna di Pompei, mi raccomando, fatela tutti, chi vuole nella mia parrocchia. Una santa notte a tutti e la mia benedizione a tutti. Ave Maria.